Un minuto con Padre Pio da un luogo particolare del convento. Spesso qui, quando i pellegrini, ecco, anche voi, quando vi siete trovati in questa scalinata, ecco, ci sono una serie di immagini, di foto, dove possiamo riconoscere le prime figlie spirituali di Padre Pio, da Raffaelina Cerase, la prima figlia spirituale, possiamo dire, a cui è dedicato il secondo volume dell'epistolario, Giuseppina Morgera, Nina Campanile, Lucia Fiorentino, Assunta di Tommaso, qui abbiamo la beata Maria Gargani, la sua prima figlia spirituale che è diventata beata. Ecco, e poi ce ne sono tante altre, come vediamo su questa lunga salita. Perché qui? Perché oggi vogliamo raccontarvi un passaggio che è lo stesso padre Marcellino che ci ricorda, ovvero questi incontri personali, questo primo gruppo di anime che si sono raccolte intorno a Padre Pio. Formazione, una vera e propria formazione attraverso gli incontri personali. Nel parlatorio della foresteria, in qualche visita a domicilio e mediante la corrispondenza epistolare, come ricorderemo la stessa Raffaelina e tante altre, la stessa Maria Gargani, dice proprio una di queste, ecco, Nina Campanile. Allora il padre stabilì dei turni di ascolto. Ogni giorno della settimana due o tre di noi venivano ricevute da Padre Pio, che nella direzione ci dava, secondo il bisogno dell'anima, e tratteneva di più e parlava più a lungo con le anime principianti, tenendo più in disparte quelle più perfette, ecco, le anime che avevano una formazione ben fondata. Il padre non le teneva molto vicine, però le teneva sotto la sua direzione. C'era la sorella di padre Ambrogio, Mariuccia, che era un'anima bella, ma non si metteva mai in vista, non appariva mai. Padre Pio, quando la vide per la prima volta, le disse: Mariuccia, continua a santificarti. Quale riconoscimento del livello del suo spirito. Più tardi, poi, quando padre Pio sarà autorizzato ad ascoltare le confessioni, la direzione spirituale avverrà nel confessionale. Circa il sacramento della riconciliazione, proprio Nina ci fa sapere, Padre Pio desiderava che la confessione fosse settimanale, ma quando c'era una necessità ci confessava anche dopo qualche giorno. Naturalmente curava anche la singola persona, come fosse Gesù. Un'altra figlia spirituale, Padre Marcellino racconta, noi avremmo voluto che per tutte impiegasse il medesimo tempo e brontolavamo e facevamo risentimento quando tratteneva di più qualcuna. Oltre alla durata dei colloqui, oggetto di lamentele, era anche il constatare che Padre Pio trattava qualcuno con dolcezza, invece qualcun'altra con durezza. E Padre Pio ci soffriva molto per queste invidie, gelosie, che a volte serpeggiavano tra alcune figlie spirituali, ma rimaneva sempre in silenzio. A volte, per rasserenarle, diceva: vi dovete convincere che io non agisco per caso, ma soprattutto per volontà di Dio.